No, a parte gli scherzi, io credo di essere stato molto fortunato, ma nel frattempo so anche che la fortuna dipende da noi. Ed è così che cerco di vivere la mia vita. Tu fai una buona azione e qualcosa di buono ti accadrà. Ne fai una cattiva e ti si ritorcerà contro. È il karma. Karma. Ecco la parola. La chiave della felicità. Bella storia. Fai una cosa buona e una cosa buona ti accadrà. Falla cattiva e ti si ritorcerà contro. Quindi ho messo su una lista di tutte le c***e che ho fatto, di tutte le cose peggiori. Perché se non ci metto una pezza, questo c***o di karma mi distruggerà. Mi devo sbattere adesso. Numero 64. Stringo tra le mani il libro di Maurizio Milani, considerato probabilmente il comico più geniale del nostro paese. E si intitola, il libro si intitola Chi ha ciulato la corrente del golfo. Ieri notte non riuscivo a addormentarmi, me lo sono letto tutto e ho riso molto. Solo che ce l'ho nel cassetto da diverse settimane e non ho mai ringraziato Maurizio Milani. Quindi ho pensato di inserirlo nella lista di persone a cui devo chiedere scusa, perché non gli ho neanche detto grazie, cacchio. Lo chiamo. Ma come mai lo chiamo? Ma infatti, boh. Ma infatti, ma come mai? Ciao Albertino, io ho la scabbia. No, non è un scherzo, l'ho presa. Hai fatto bene. L'avevo presa già, mi ero trovato benissimo. Ti sei trovato bene? Mi ero trovato bene 2 anni fa, quindi adesso l'ho cercata molto. E l'hai ripresa? L'ho presa. Sono contento, guarda, ho la scabbia. Ascoltami, ma... Come stai? Ma no, ti chiamavo perché sono qui al meno G7. Ah, al meno G6, sì, sarebbero i nomadi, i beduini, tutte popolazioni che non contano niente. Esatto, ho ricevuto il tuo nuovo libro. Grazie, sì. E niente, siccome adesso ti spiego una cosa, io ho fatto una lista di persone a cui devo chiedere scusa, no? Per il karma, tu sai la storia del karma, no? Quando fai una cosa buona ti torna, quando la fai cattiva ti si ritorce contro. Quindi non ti ho ancora ringraziato per il libro e ti volevo chiedere scusa. Ma no, ma grazie a te, ma figurati, ma... A me interessa molto il discorso dell'elemosina davanti alla villa. Sì, davanti alle case è molto... Come funziona? Tu praticamente, anche se non hai bisogno, perché io non ho bisogno, mi piace andare quando vedo una villetta un po' bellina... Mm. Anche non so, lì sul Lago Maggiore, mi picchio lì davanti e mi faccio compatire. Quindi dico solo, mi butto anche un po' per terra, e loro viene fuori il padrone dopo un po', fa: ma cosa succede? Cosa succede? Non sto bene, ho l'esaurimento, oh mamma, dico vabbè, niente, guardi, noi adesso non possiamo fare niente. Qui c'è 15 euro, vado in pizzeria, mangi qualcosa. Ah, ok. E quanto hai fatto di media su questo? E poi cambio, vado avanti 15 km, vado sempre davanti a quelle villettine col cancello. Sì. E non so, dico, non sto bene. Ma c'è razzismo. Ma razzismo in merito a cosa? Non so, mi hanno fatto razzismo. Ah, vabbè, qua c'è 50 euro, vado avanti, senza, è inutile che stia qua con ma in una giornata quanto riesci a fare? 200. Quanto? 250 euro. Ah beh, non è male. Quindi, concludendo, io posso cancellarti dalla lista, Milana? Sì, no. Quella sì. Io sono in debito, anzi con te, che mi hai sempre trattato bene, ma scherzi. Mi hai fatto conoscere Eros e mica... Io ti voglio un bene pazzesco, tu lo sai, no? Ma no, ma grazie, Alberto. E spero di vederti presto. Sì, ciao. Ciao, Carlo, ciao, un bacio. Ciao, Alberto. Numero 64. Cancellato. Ne mancano solo 230. Ciao Albertino, io ho la scabbia.